A meno che tu non abbia vissuto in una caverna disconnessa dal mondo fino ad oggi, probabilmente hai sentito parlare di Bitcoin, la criptovaluta che non dipende da nessuno stato o banca centrale e che consente di mandare pagamenti tra le persone direttamente in modalità peer-to-peer. Ah, dimenticavo, ciao, sono Zana di Turbolab.it. Nei prossimi minuti vedremo insieme come si compra Bitcoin tramite un nuovo exchange chiamato SwitchHear che consente di farlo nel modo più semplice e lineare possibile, pagando con carta di credito e che per piccoli importi non richiede nemmeno l'invio dei documenti di identità. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Bene, quindi acquisteremo Bitcoin su internet, però come sempre, prima di mandare soldi a chiunque ti prometta qualsiasi cosa su internet, è sempre bene fare degli approfondimenti su chi sia il merchant, su quali siano le sue politiche e in generale che si tratti di una risorsa affidabile che non stia solamente cercando di rubarti i tuoi soldi. Ebbene, su Swissear.com ho fatto qualche ricerca e qualche prova, per quanto mi riguarda è un buon servizio. Quando ho acquistato Bitcoin mi sono effettivamente arrivati esattamente il numero di Bitcoin che mi aspettavo, senza costi o commissioni nascoste. Consente appunto di acquistare con carta di credito, Mastercard oppure Visa, in modo davvero molto simile a quanto avviene su qualsiasi sito di e-commerce. SwitchHear impiega poi gli standard di sicurezza utilizzati da pressoché qualsiasi sito di e-commerce e i pagamenti vengono gestiti dal payment processor EconPay, che è esterno all'azienda. Si tratta di una risorsa legale e che detiene due licenze rilasciate dal registro delle attività economiche in Estonia e il supporto tecnico è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Bene, vediamo ora come acquistare concretamente Bitcoin su SwitchHear. Per prima cosa abbiamo bisogno di installare un portamonete o un wallet compatibile con la moneta che vogliamo acquistare. Infatti su SwitchHear possiamo comprare sia Bitcoin, come faremo nel corso di questa guida, ma anche Ethereum, Litecoin e altre monete che si aggiungeranno nel corso dei mesi a venire. Se già hai un tuo wallet per criptovalute preferite, utilizza pure quello. Se invece non ne hai uno e devi sceglierlo, personalmente ti raccomando Exodus, che è un'ottima soluzione gratuita, compatibile con i PC e con gli smartphone, che ha una bellissima interfaccia grafica e ti consente di raccogliere dentro un'unica interfaccia un po' tutte le criptovalute che andrai a acquistare. Per prima cosa procedi quindi a scaricare ed installare Exodus, come abbiamo dettagliato nell'articolo che trovi linkato qua sopra. Come secondo passo dobbiamo registrarci a switchear.com. In realtà la registrazione non è necessaria, è facoltativa per piccoli importi, però personalmente ti stra-raccomando di registrarti prima di acquistare, perché così avrai accesso a una serie di benefici, tra i quali vedere lo storico dei tuoi acquisti e facilitare la gestione di tutto il processo. Se vuoi registrarci a switchear.com trovi il link nella descrizione del video qua sotto. Come vedi, si tratta di un link tracciante, quindi guadagnerò una piccola commissione ogni volta che acquisterai criptovaluta partendo dal link. Se invece non vuoi farmi accreditare la commissione, non c'è nessun problema, vai direttamente su switchear.com. Una volta atterrato sul sito, clicca sul pulsante register che trovi in alto a destra. Quindi inserisci il tuo indirizzo email e scegli una password. Mi raccomando, una password robusta e ti straraccomando che sia una password che utilizzerai solo per questo specifico servizio. Completata la registrazione, ti arriverà un'email di conferma, aprila e clicca sul link che trovi dentro per confermare la validità del tuo indirizzo email. A questo punto puoi fare login sul sito con le credenziali che hai scelto in fase di registrazione e dopodiché procedere all'acquisto di questi benedetti Bitcoin. Allo scopo basta che compili il form presente in home page. In particolare nel primo campo devi mettere quanti euro desideri spendere. Nel campo subito sotto ti verrà visualizzato in anteprima la quantità di Bitcoin che effettivamente riceverai. Come detto, puoi acquistare Bitcoin, però cliccando sul piccolo menu a discesa che trovi alla destra del campo, puoi scegliere anche Litecoin oppure Ethereum. Bene, procediamo, ci siamo quasi. Nel passo successivo ci viene richiesto di immettere l'indirizzo del nostro wallet, ovvero quello sul quale ci verranno effettivamente accreditati i Bitcoin. Ora, questo è un punto di differenziazione importante rispetto agli altri exchange, perché Swichear.com non consente di conservare le criptovalute direttamente sul sito e online, ma richiede appunto di accreditarcele sul nostro wallet. Questo potrebbe essere visto come una mancanza, ma in realtà è un'ottima, ottima cosa, molto importante, perché gli esperti di criptovaluta raccomandano sempre di non conservare le nostre monete digitali online, semplicemente perché in caso il sito dovesse essere craccato, perderemo tutte le monete. Invece portandocele a casa nel nostro personalissimo wallet, ne saremo noi i custodi e saremo completamente indipendenti. Prestate la massima attenzione nel copia-incollare il vostro indirizzo del wallet, proprio perché è a quell'indirizzo che verranno mandate tutte le monete.
Per visualizzare il vostro indirizzo del wallet dovete appunto aprire il programma e cliccare sul pulsante che generalmente si chiama ricevi oppure receive. A questo punto vi verrà visualizzata una lunga stringa alfanumerica, dovrete appunto copiarla all'interno del form di SwitchEar. Vi raccomando di fare un copia e incolla dal programma al suite di SwitchEar per evitare errori di battitura e di fare una verifica visiva numero per numero una volta che avrete incollato. Prestate anche la massima attenzione a utilizzare un indirizzo che sia compatibile con la moneta che volete ricevere. Quindi, ad esempio, se volete acquistare Bitcoin dovrete specificare l'indirizzo di un wallet Bitcoin. Se per errore inserirete l'indirizzo di un wallet Ethereum, Litecoin oppure diverso da quello della moneta che volete acquistare, probabilmente perderete tutte le monete. Procediamo e ormai ci siamo, verremo rimandati appunto al sito esterno di EconPay, che è il gateway di pagamento nel quale dovremo semplicemente inserire le coordinate della nostra carta di credito, quindi nome, cognome, data di scadenza e il codice CVV, ovvero il numero di tre cifre che si trova sul retro della carta. Fatto questo, confermiamo e finalmente abbiamo acquistato criptovaluta. Non ci resta ora altro da fare se non attendere circa una decina di minuti perché le monete ci vengano accreditate. Possiamo seguire lo stato di avanzamento del trasferimento delle monete che abbiamo comprato direttamente sul sito switchear.com sotto transaction oppure affidarci ad un sito esterno di Blockchain Explorer. Trovate tutti i link e le informazioni sui siti di Blockchain Explorer qua sopra, ma funzionano fondamentalmente che inseriamo l'indirizzo del nostro wallet, quindi quello sul quale abbiamo richiesto di accreditare le cripto valute che abbiamo acquistato, e potremo vedere in tempo reale non appena ci vengono inviate e il trasferimento va a buon fine. Tutta l'operazione comunque dovrebbe durare più o meno una decina di minuti, passati i quali, complimenti, siete proprietari di criptovaluta. Non siete più no coiners, ovvero il termine dispregiativo con quali i possessori di criptovaluta indicano a tutti quelli che non possiedono neanche una moneta. Come detto in apertura, su SwitchEar possiamo acquistare una quantità di criptovaluta abbastanza ridotta senza nemmeno verificare la nostra identità. Se però vogliamo fare un acquisto più importante, dobbiamo appunto seguire una serie di step di verifica della nostra identità. Per vedere quali sono questi step, cliccate su Account Verification. Da questa pagina ci vengono proposti una serie di passaggi per la verifica dell'identità. Il più semplice richiede solamente qualche minuto ed è la verifica del numero di telefono. In particolare, se clicchiamo su Email and Phone, ci viene proposto di verificare l'email, cosa che abbiamo già fatto durante la registrazione, e di verificare anche il numero di telefono. Allo scopo, basta appunto inserire il nostro numero di telefono, scegliendo la bandiera dell'Italia per quanto riguarda il prefisso, riceveremo a questo punto un SMS sul numero che abbiamo specificato con un codice da inserire sul sito di SwitchEar. Completata questa semplice operazione, saremo verificati dal punto di vista dell'email e phone e avremo accesso ad uno scaglione di acquisto leggermente superiore. Se ancora non ci basta e abbiamo bisogno di limiti d'acquisto ancora superiori, dobbiamo seguire invece gli altri passaggi che sono un pochino più articolati. Bene, nel corso di questo video abbiamo appunto visto come acquistare Bitcoin su switchear.com. La mia esperienza personalissima è stata sicuramente positiva e in particolare mi è piaciuto moltissimo la semplicità dell'operazione, il fatto che il sito sia completamente trasparente e il fatto che ci vengono accreditate direttamente le monete acquistate sul nostro wallet personale. Bene, da ZaniTurboLab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace qua sotto. Per qualsiasi difficoltà dovresti incontrare, lasciami un commento, fammi sapere anche come ti sei trovato con SwitchEar, se ti piace come sito oppure se hai avuto qualche problema. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Non dimenticare la campanella, mi raccomando. Al prossimo video. Ciao!